Salve a tutti da Pier Dark Knight 91, siamo arrivati alla partita Frosinone-Juventus, ragazzi. Allora, come mi avete consigliato, Royce ha il numero 11 di maglietta adesso. E un'altra cosa che ho fatto è comunque quella di vedere nello staff primavera se avevamo trovato qualche giocatore. E posso dirvi che stanno migliorando la ricerca e adesso vedete, tipo, si è scoperto che questo è un bel portiere, che è 1,94 m e che ha un potenziale da 67 a 91. Aspettiamo un altro po', io aspetto sempre verso i 2-3 mesi per poter acquistare un giocatore. Un'altra cosa che ho visto sono i gironi di Champions League, finalmente sono stati diramati. E questi sono, allora, questa è la Coppa Italia. La Roma è riuscita ad arrivare in semifinale contro il Genoa, e l'Inter contro l'Udinese, l'Inter che ha vinto giusto con il Carpi 2-1, quindi il Carpi è una squadra pericolosa per molte squadre. Mentre andando in Champions League, queste sono le squadre che si affronteranno: Roma-Wolfsburg, Atletico Madrid-Manchester City, Valencia-Benfica, Juventus, Real Madrid-Bayern Monaco, davvero difficilissima, Juventus-Paris Saint-Germain, Manchester United-Lazio, Chelsea-Barcellona, Arsenal-Zenit. Per le italiane l'unica che è andata bene secondo me è la Roma. La Lazio maluccio e la Juventus malissimo col Paris Saint Germain. Quella che è andata più male in assoluto è sia il Bayern che il Real Madrid, che si affrontano. Quindi questi sono i sorteggi. Noi ci andiamo a fare questa partita con il Frosinone, poi abbiamo 6 giorni per recuperare le forze e le energie per giocare poi contro il Napoli. E poi avremo il Paris Saint Germain. Ragazzi, faccio vedere le impostazioni nel frattempo, però posso dirvi una cosa abbastanza importante. Allora, ho modificato le istruzioni, le tattiche, e posso dirvi che ho messo gli esterni sinistri e destro, che non rimarranno solo larghi ma si accenderanno, in modo che in fase offensiva avremo 4 attaccanti. Royce e Cuadrado diventeranno gli attaccanti aggiunti. Vediamo se così può diventare pericolosa la Juve e riesce a segnare. Poi ho modificato un po' nelle impostazioni le occasioni da rete, come devono essere sfruttate, i passaggi e tutto il resto. Adesso vediamo chi mettere in campo. Allora, Lichtsteiner è tornato e lo mettiamo. Visto che abbiamo 6 giorni, possiamo far giocare anche un po' la squadra non titolare. Qualche giocatore non giocherà. Mettiamo, vedete, Vrà al posto di Alessandro, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner. La difesa è riposata. E poi mettiamo Dybala, Mandzukic. Morata, Mandzukic. Morata, Dybala, scusate. Mandzukic non giocherà proprio, metterò Zaza. Allora, le istruzioni: devo mettere Dybala che deve rimanere con una biezza bilanciata, e ci possiamo buttare, non lo so ragazzi, c'è ancora molta stanchezza, vediamo di mettere Khedira qui. Ok, questa è la squadra, Royce e Cuadrado non li voglio sostituire per il momento. Nel secondo tempo possiamo fare Asamoah per Royce, e a destra mettere Lichtsteiner, avanzarlo, e mettere Caceres poi dietro, per non far stancare troppo i giocatori e ritrovarci poi con Cuadrado e Royce super stanchi. Lo devo fare per forza, mettere questi giocatori, perché abbiamo bisogno di una vittoria e non possiamo perdere altri punti. Andiamoci a tuffare in Frosinone-Juventus. Eccolo qui, Frosinone-Juventus, sotto la pioggia, maledetta pioggia, maledetta neve e maledetta pioggia, c'è sempre qualche intoppo. Allora, la Juventus deve vincere a tutti i costi, deve far vedere che l'attacco è un reparto fondamentale, perché è uno dei peggiori attacchi, ragazzi, ma è la miglior difesa in assoluto. Gioca con un Frosinone che non se la passa molto bene, quindi adesso ragazzi, quello che voglio fare, aspettiamo prima che mi facciano vedere la formazione. Comunque, miglior record fuori casa, la Juve sarebbe sempre al primo posto. Abbiamo perso 3 partite in casa, 0 in trasferta. Oggi giochiamo in trasferta, vediamo se ci porta bene. Allora,
Quello che voglio fare è rimettermi a giocare come nelle prime partite, la prima metà di campionato, facendo girare il pallone molto lentamente fino ad aspettare lo spiraglio. Questo è un 4-3-3, possiamo sfruttare il centrocampo, vediamo se ci riusciamo. Comunque, cercare di far girare il pallone il più possibile fino a quando non si trova uno spazio libero, senza rischiare passaggi e senza perdere pallone. Quello che voglio fare, ragazzi, è perché ho visto che nella prima metà di campionato siamo andati benissimo proprio perché facevo questi movimenti. Poi, vedendo che vincevo sempre, per cercare di fare più azioni possibili, ho incominciato a non far girare più bene il pallone e secondo me questa è la causa delle tre sconfitte. Comunque, anche all'andata abbiamo pareggiato un sacco di partite e bisogna migliorare su questo. Gli esterni, intanto è iniziata, gli esterni sinistra e destra adesso ci daranno una mano, si accentreranno anche, non solo, non rimarranno solo sulla fascia e vediamo se possa può portare la Juventus a migliorare la fase offensiva. Allora la Juve parte subito bene con Cuadrado che fa una finta, cerca di accentrarsi, trova lo spazio e Frosinone è già sotto attacco, attenzione. Attenzione, ce la prende di pochissimo il difensore e poteva arrivare già il primo gol. Comunque, attenzione all'Lichtsteiner che non è in formissima però. Allora, il passaggio all'indietro, ragazzi, siamo al quinto minuto. La Juventus ha il pallino del gioco. Speriamo bene, quella sconfitta con il Genoa è davvero stata una partita fasulla, ragazzi. Meritavamo una vittoria, purtroppo. Non è successo quello che mi aspettavo. Qui non c'è spazio. Ci proviamo ad allargare con Patrice Evra che si gira. Prova a metterla in mezzo. No, guardate Morata che prova un altro gol in rovesciata. C'è la deviazione di Diakité. C'è il calcio d'angolo. Guardate ragazzi, se la prendeva. Mamma mia. Allora, calcio d'angolo. Cuadrado la prova a mettere fuori. Ci prova. Ci riesce Morata, aspetta, il tiro deviato, calcio d'angolo ancora. 10 minuti solo Juventus, speriamo che continua così ragazzi. Vedete la deviazione del difensore, quel pallone poteva entrare in porta. Allora ancora un calcio d'angolo, lo buttiamo sempre fuori. Allora c'è Royce, L'arbitro ferma il gioco, ha visto il fallo fallo di mano di dell'arbitro Royce Pellegrini. ragazzi. Ora si 11 discute minuti, nulla da fare. che cosa è successo. C'è la punizione per il Frosinone. Allora vediamo cosa succede. Colpo di testa di Barzagli. Lo stop di Dybala. Dybala vede Cuadrado. Cuadrado prova a tenere il pallone il più possibile. Ci riesce. Adesso Pogba. Finta. Pogba salta l'avversario. Pogba vede Dybala ma poi si allarga troppo. E alla fine perde pallone la Juventus. Ancora adesso il Frosinone che prova. Ho rischiato il passaggio, non lo dovevo fare, dovevo far continuare a girare il pallone, ma dovevo continuare a far girare il pallone, ma ho sbagliato. Con la fuga sempre di segnare, se faccio girare il pallone, gioco come i primi 10 minuti. Allora, riproviamoci con calma. Pogba vede Morata, ha uno stop un po' precario, però alla fine riesce a mantenere. Royce vede Khedira, bellissimo. Khedira la passa Pogba, ha visto Dybala ma nulla da fare, ancora la Juve però in possesso di palla, ancora un passaggio sbagliato e nulla da fare, parte di nuovo il Frosinone, vediamo cosa succede qui, Frosinone rischia, butta fuori, attenzione, aspettiamo, con calma, ecco qui Royce, adesso è per Morata, ma non c'è spazio, non c'è spazio, non riusciamo a passare. Morata va subito al pressing. C'è fallo? No, non c'è fallo. Continua però il Frosinone. Dai, non devo far girare il pallone a Frosinone, ma devo continuare ad attaccare come i primi 10 minuti che abbiamo fatto molto intensamente. Bravissimo Morata. Vai, Royce! Mannaggia. Mannaggia Royce, mannaggia. Dai, dai Royce, fatti vedere. Fammi vedere che non sei stato un acquisto flop. Qui c'è fallo. L'arbitro si avvicina, potrebbe arrivare l'ammonizione per i giocatori del Frosinone. Arriva l'ammonizione all'indirizzo di Paolo San Marco al 26esimo. Juventus
che adesso batterà questa punizione. Eccola qui, Royce trattenuto, la Juve riesce con calma a mantenere il pallone. Adesso Barzagli per Stefan, per Pogba, Pogba per Evra, non si accentrano. Attenzione, passaggio a Pogba, 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 finta, aspetta, ok, ok, Dybala, deviata. Ho provato il tiro a giro ma nulla da fare. Fa muro la difesa del Frosinone, la Juve non riesce a segnare neanche in questa partita, siamo al 31esimo. Attenzione, dai Dybala, forza, forza ragazzi, dai 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 dai, prendilo questo pallone. Attenzione, fa girare bene il pallone, attenzione a non prendere gol. Attenzione, sbaglia il tiro, meno male. Primo squillo del Frosinone al 34esimo, si spegne sul fondo il pallone, nulla da fare, la Juve può ripartire con Royce. Adesso Pogba, ma come sempre non ci sono spazi. Adesso Pogba cerca Dybala, lo trova, vediamo Dybala, Dybala si gira, madonna, quando è lento a girarsi ragazzi. Adesso il pallone per il Frosinone che prova a rigirare il tutto. È chiusura, dai dai che ce la facciamo. Khedira, Pogba, vede l'inserimento di Royce. Royce arriverà? No, nulla da fare, mamma mia ragazzi. Attenzione, Royce va subito al pressing, mi sa che è stata toccata di mano, sì, toccata di mano di Royce, punizione per il Frosinone al 39esimo, adesso che va al rinvio. Attenzione, il portiere rischia tantissimo, mamma mia. E questo primo tempo finirà ancora una volta sullo 0-0, vediamo, proviamoci, ultima occasione, il passaggio a Royce, Royce. Royce se ne va, c'è Dybala dall'altra parte, non ci conviene crossare. Royce la passa a Pogba, Pogba finta, mamma mia quando sei lento figlio mio. Colpo di testa, rimane lì, attenzione Quadrado, Quadrado la mette in mezzo, palla che scende, Morata, nulla da fare, forza Pogba, e dai Pogba per Khedira, attenzione Khedira, oh no, nulla da fare, nulla da fare ragazzi. Il pallone rimane preda adesso del centrocampo del Frosinone, che adesso prova l'ultima azione. Il tiro rimane lì, mamma mia. Attenzione, Evra si addormenta, Buffon para con facilità questa palla e va al rinvio per Lichtsteiner. Il tempo è scaduto, penso fischierà, eccolo qui. 0-0 per il momento contro il Frosinone in trasferta. Ragazzi, non ho più parole per dire che l'attacco non riesce proprio a far gol. Iniziato il secondo tempo, intanto il Napoli sta vincendo con il Carpi 1-0. E vediamo questo secondo tempo se ci porta gol. Attenzione al Carpi, attenzione al Frosinone, scusatemi. Attenzione ancora al Frosinone, butta fuori, la Juve può ripartire. Attenzione Khedira, la passa a Royce. Royce vede l'inserimento di Dybala, ma nulla da fare. Ragazzi, mi sa che servono sostituzioni, sono stanchi. Mamma mia, Royce uscirà, dai. Non mi è piaciuto neanche, sinceramente. Entra Asamoah. Attenzione. Squadra offensiva che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno dai, dai, di forze fresche. Dai, vai sotto, noi ci prendiamo gol. Già lo so, già lo so. Già lo so, dai Royce, difesa, mamma mia. Sbaglia il cross, uscirà Royce, entrerà Quago Asamoah. Nulla da fare, ragazzi, siamo sullo 0-0. Quadrado. La tocca a Khedira, Khedira per Pogba, Pogba cerca di fare tutto da solo, mantiene il pallone, deviata, rimessa laterale per la Juventus. Se mi date Asamoah vi ringrazio calorosamente, grazie.
Asamoah stoppa. Ancora rimessa laterale. Andrà questa volta Asamoah alla rimessa. Ah no no no, ancora Evra. Vediamo cosa succede qui. Ok, pallone in mezzo. Dai, Dybala non può andare di testa, mannaggia. Attenzione, pericolo, pericolo. C'è pressione su di lui. C'è cambio in vista per la squadra di casa. 57esimo, ragazzi. Schierati in campo i suoi uomini, Pierre. Occhio. Attenzione, attenzione. Ok, ok, può ripartire la Juve. Può ripartire la Juve. Morata c'è. Non può crossare, c'è solo Dybala. Finta. C'erano... sì, ma là... Mannaggia, mannaggia. Lo salta, invece... Mannaggia, ragazzi. Scusate per il silenzio, la concentrazione nel fare sto benedetto gol che non arriva mai. Ah. Forza, quadrato. Calcio d'angolo, dai. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Allora, ragazzi, la facciamo battere a Dybala. Ok, speriamo che riusciamo a segnare. Dybala la mette in mezzo. Palla che scende. La palla rimane lì. Rigore. Fallo di mano, ragazzi, rigore. Meno male, noi segniamo solo sul rigore. Abbiamo una fortuna immensa. Speriamo di segnare adesso questo rigore. La tirerà Dybala? Vediamo, aspetta. Non sono convinto. Morata o Dybala? Facciamola battere a Dybala. Allora, Dybala. Carica il destro, il tiro, rete, rete, rete. 63esimo, segniamo sul rigore. Ancora una partita sbloccata sul rigore. Per il fallo di mano del difensore del Frosinone, la Juventus è in vantaggio e i tre punti stanno arrivando. Meritavamo il vantaggio, però non riusciamo mai a segnare, ragazzi. Questa è la sfortuna, è che non abbiamo realizzatori. Per il momento Dybala non riesce neanche a tirare per la costruzione, perché comunque c'è un attacco che non ha dei movimenti consoni per potersi sbarcare e arrivare al tiro in questa difficoltà, ragazzi. Allora, siamo al 65esimo. Visto che stiamo vincendo 1-0, possiamo fare una sostituzione. Visto che Morata sta morendo, possiamo mettere Zaza. E visto che Quadrado non ce la sta facendo e con il Napoli voglio che giochi, facciamo così. Ci leviamo il pensiero, ci indeboliremo, però ragazzi possiamo comunque, Lichtsteiner è bravo sui cross, quindi mi fido. Adesso il cambio di fascia, sbagliato, attenzione. Attenzione a Frosinone. Ok, calcio d'angolo per il Frosinone. 67esimo, 1-0 per la Juve, o 0-1. Ecco le sostituzioni. Uscito Morata, Buffon esce, volano giocatori dappertutto. Attenzione Dybala, prova a partire Dybala. Questo è rosso, me ne stavo andando in porta. Attenzione, si avvicina l'arbitro. Ammonito Crivello, ammonito. Ma vabbè. Caceres, Lichtsteiner. Bravo Lichtsteiner, non so perché, ma Lichtsteiner lo sento più forte fisicamente e riesco a fare molto meglio. Attenzione, il passaggio, Zaza, rigore. No, non ce lo dà il rigore, vabbè. Dai, non fa niente, l'abbiamo già ricevuto. Mannaggia, che peccato, ragazzi. Passaggio a Lichtsteiner, eccolo qui Lichtsteiner, guardate quanto è bravo. Crossa, la mette in mezzo, Zaza. Gesù, che salvataggio. Meritiamo il 2-0, ragazzi. Dai, che va bene anche per migliorare i gol fatti. Servirebbe questo 2-0. Comunque, non ci buttiamo a capofitto. Vediamo se arriva, arriva. Se no ci prendiamo sti tre punti con 1-0. Tiro fuori intanto per il Frosinone. Rinvio dal fondo per Gigi Buffon. Attenzione a questi rinvii potenti. Poi c'è Khedira. Khedira, oh, come si smarca bene Lichtsteiner, ragazzi. Oi. Salta l'avversario Khedira.
Khedira aspetta, lì c'è fallo, l'arbitro fa continuare. Gran passaggio qui, ancora uno, vede Pogba, Dybala, c'è il salvataggio di Diakité. Mannaggia ragazzi, bravissimo Lee Steiner, poi ci si mette Khedira a far perdere il pallone alla Juventus. Attenzione, ancora Lee Steiner, trattiene, ma riesce comunque il centrocampo del Frosinone ad impostare. E attenzione Zaza, siamo all'84esimo, pericolo, non ci prendiamo gol. Occhio, si è buttato in avanti il Frosinone, eh? C'ha solo due difensori. Occhio, fuori, 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 86esimo, ok, stiamo mantenendo l'1-0 sul rigore. Il rinvio, la Juve adesso cambia fascia, attenzione a questi passaggi, eccola qui la Juve con Lee Steiner. Lee Steiner per Khedira, Pogba, Pogba per Asamoah, finalmente Asamoah si vede, lì c'è fallo arbitro. Molto falloso il Frosinone alla fine, dopo che ha subito gol. E c'è la punizione che batterà, facciamo la battere a Dybala, tanto non serve a niente nell'area di rigore. Allora Dybala la metterà in mezzo, palla che scende, colpo di testa, calcio d'angolo? No, rimessa da fondo, il colpo di testa di Caceres, fuori. 90esimo, 4 minuti di recupero, vediamo cosa succede in questi ultimi 4 minuti. E qui c'è un altro fallo, l'arbitro non lo fischia, attenzione. Occhio, Buffon. Meno male ragazzi, lì c'era fallo comunque, dai. E rinvio dal fondo, manca pochissimo oramai, abbiamo rischiato il gol però. Ah, sti passaggi. Palla ancora per il Frosinone, si è infortunato un giocatore del Frosinone. Attenzione, perde tempo. Il Frosinone finisce, 1-0, questa volta segniamo un gol sul rigore. Diciamo che può andar bene, meritavamo la vittoria. Non abbiamo tirato tantissimo ragazzi, però dai, può andar bene. Il problema sta che nella prossima partita non so come riusciremo a segnare con un Napoli che ci può far le scarpe. Almeno penso, non lo so ragazzi. Vediamo chi è il migliore in campo. 50-50, il possesso di palla, i tiri sono identici. Doveva finire diciamo 1-1, non lo so, o 0-0 comunque. Comunque vinciamo grazie a un rigore. Migliore in campo Lee Steiner, sono d'accordo. E andiamo a vedere gli altri risultati. Il Napoli ha vinto solo 1-0 col Carpi, quindi ancora una volta posso confermare che il Carpi, nonostante la posizione in classifica, sia una squadra abbastanza pericolosa. Allora, allenerò i giocatori prima della partita. Questa è la classifica: Roma 46, Lazio 46, quindi Roma e Lazio al primo posto, Juve a 45, Milan a 43, a 41 Genoa e Inter, Fiorentina che finalmente arriva al settimo posto, Napoli che sta salendo, adesso è undicesimo ma ha 10 sconfitte incredibilmente ragazzi. Allora, peggior attacco per il momento è quello del Palermo, poi arriva il Carpi e poi insieme Sassuolo, Empoli e Juventus a 21 gol fatti. Miglior difesa in assoluto la Juve con solo 10 gol subiti. Vediamo i risultati di questa giornata. Allora, Atalanta vince 2-1 con l'Empoli, Bologna perde 2-1 con la Fiorentina, la Juve vince con il Frosinone grazie a un rigore che c'era, Genoa che perde con la Lazio, l'Hellas Verona batte l'Inter, Milan pareggia con l'Udinese 1-1, Napoli vince 1-0, 4-1 della Roma sulla Sampdoria, 1-1 Sassuolo-Palermo e Torino che perde 1-0 con il Chievo-Verona. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividete, commentate, ciao a tutti da Pierdarknight91.